Eccoci, buongiorno a tutti, ecco qui siamo nella sede illustre diciamo di ProEquip, mi presento, sono Feliciano di TelePEUEZ. Siamo qui perché oggi abbiamo sul nostro inviato un argomento importantissimo. L'argomento importante che trattiamo di oggi, intanto inizio già a salutare tutti che sono già entrati a manetta, quindi buongiorno a tutti. E, dicevo, l'argomento di oggi è molto molto importante ed è davvero molto molto interessante per chi ci segue, soprattutto gli operatrici del settore della bellezza. L'argomento è estetista 2.0, artigiano o imprenditore? Quindi è un argomento molto importante, ne discuteremo direttamente con diciamo un personaggio molto importante nel settore dell'estetica. A livello mondiale ha avuto dei riconoscimenti a tal punto che comunque tutte quelle che comunque sono le persone sono pronte a strapparsi i capelli per incontrarlo, ma noi invece ce l'abbiamo direttamente qui. Ve lo presento e il suo nome praticamente è il signor egregio dottor cavaliere illustre Fusaro Michele. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno. Bentrovati ai vostri follower. So sì. Che vi siete sì. Che seguite. Sì, infatti non mi sentivo. No? Ah. Sì, infatti ha ragione. Buongiorno a tutti, sì, sono lieto di partecipare e di accogliere l'invito da parte del signor Feliciano della tele, che cos'è? TelePEUEZ. Questa diciamo illustre, questa super nota televisione internazionale e quindi ho accolto benissimo con molto desiderio di dare, diciamo, di rispondere alle vostre domande, quindi sono qui per voi. Allora, intanto abbiamo dimenticato un aspetto importantissimo, perché lei deve sapere che qui noi eseguiamo una rubrica costantemente equilibrata che non manca assolutamente ad ogni appuntamento settimanale. E la nostra rubrica si chiama Q, si usa questo Il nome è un po' strano, però, sì. È un nome un po' strano, però però è curioso, cosa significa? Questa tecnologia è utilizzata nel nostro territorio locale, noi siamo in un piccolo territorio composto più o meno da scarsi 50.000 abitanti, dove ci sono delle esclamazioni molto particolari, molto belle, diciamo, da poterle ascoltare. Tra queste c'è questa esclamazione che si chiama Q. Q, proprio detto in questo modo U finale molto lungo, sì, perché è appunto un'esclamazione. Posso provare? Q. No. E la tecnologia è giusta, però è proprio il linguaggio, diciamo, dell'esclamazione stessa. Io chiaramente sono del nord Italia e quindi chiaro che faccio fatica a esprimermi nel vostro dialetto, nel vostro gergo, nel vostro linguaggio. Diciamo abbastanza. Sì, sono d'accordo, ma non me ne frega niente. Lei oggi è qui, l'abbiamo invitata, quindi l'abbiamo pure pagata, deve usare la tecnologia, diciamo, giusta. Allora, sì, devo dire che i vostri termini sono veramente fantastici. Anzi, a volte io proprio la notte sogno di poter essere qui presente in questo vostro territorio per esprimere come vi esprimete voi, quindi sono super contento di essere qua e ci provo. Allora, questa trasmissione si chiama Q. Ecco, ci siamo. Ci siamo. L'U deve essere leggermente più lungo, però va bene così. Andiamo avanti, sennò altrimenti lo questo tempo. Scuola, non si preoccupi, il tempo io lo so che denaro la paghiamo. Stanno, diciamo, come buon imprenditore sa che carte verdi, carte gialle, carte rosse ce l'abbiamo tutte, non si va bene, va bene. Allora dicevamo, oggi l'argomento è davvero molto molto importante, perché parliamo appunto del settore che oggi sta portando una grande evoluzione sul mercato in genere del business, che è l'estetista. Sì, l'estetista, beh, chiaro, è una figura che di cui noi come azienda
ce ne occupiamo ormai da tantissimi anni. L'estetista è... Ma perché fa questo? Cioè, non mi distrae, perché muove le labbra? Continuo ad esercitarmi per la nostra lupa. Ah, ok. Dicevo, l'estetista è chiaramente la nostra, il nostro interlocutore principale. Gli vogliamo bene, innanzitutto, vogliamo che l'estetista cresca, che l'estetista diventa una persona sempre più, diciamo, preparata, formata, e un motivo per il quale noi ci teniamo moltissimo a questa categoria. Quindi qual è la domanda? Che cosa allora, la domanda che noi ci poniamo oggi, 2023, da questo che comunque è il settore che si è portato in grande evoluzione, ha portato sicuramente anche a un cambiamento alla gestione del titolare di un centro estetico. Prima venivano, diciamo, denominati i centri estetici con le titolari che erano estetiste, quindi degli artigiani. Secondo noi, secondo, diciamo, la nostra idea e filosofia, riteniamo che oggi il centro estetico non sia più, diciamo, un artigiano, ma sia bensì un imprenditore, quindi abbia avuto una sua evoluzione. Secondo lei è giusta la nostra teoria oppure no? Allora sì, concordo pienamente e perfettamente con la vostra teoria, sono d'accordissimo sul fatto che oggi l'estetista non è più un'artigiana, non può più esserlo, per tanti motivi, per tanti aspetti. L'estetista artigiana è purtroppo ormai in disuso, cioè sicuramente fa parte di quella categoria, perché oggi a livello burocratico, a livello legislativo, a livello proprio diciamo di camera di commercio, no? Detto in maniera molto proprio diretta, è ancora classificata come un artigiano. Però oggi l'estetista deve avere delle abilità e delle predisposizioni per essere un'imprenditrice. Si fermi. Allora, giusto, tocchiamo proprio questo tasto. Quindi, per un estetista che in questo momento anche lei stessa dice: ma io sono artigiana o imprenditrice? Se nel... Su Facebook non mi vedono. Sì, giusto. Se nel caso in cui l'estetista in sé per sé si sente confusa, cosa dovrebbe fare per sentirsi sicura di essere imprenditrice? Allora, intanto deve convincersi che lo è, perché ovviamente se non si convince di esserlo, si fa fatica a spiegargli che deve diventare un'imprenditrice. Quindi per convincerla o per autoconvincersi di essere una imprenditrice dovrebbe, teoricamente ma praticamente, svolgere dei corsi di formazione e seguire un partner che possa garantirgli questa sua crescita professionale, perché stiamo parlando di due categorie completamente diverse. Quindi motivo per il quale, oltre a essere, diciamo, brava nella sua manualità, nella conoscenza dei suoi servizi, è necessario, è indispensabile che lei possa crescere anche a livello imprenditoriale, quindi a livello manageriale. Quindi deve svolgere dei corsi di formazione e soprattutto si deve affidare a delle persone che la possano seguire e dargli i giusti riferimenti, i giusti consigli, i giusti suggerimenti al fine di poter far crescere questa figura. Quindi è importante che intanto ci sia una sorta di convinzione, autoconvinzione, ma perché il mercato ormai chiede quello, no? Adesso mi scusi se voglio entrare direttamente nell'argomento, però l'estetista... Vada. Posso andare a fiume? Vada. Posso dire quello che voglio? Sì. No, intanto il nostro canale è molto... È aperto? Sì. È aperto a tutti? Assolutamente. Ok, allora, care estetiste, dovete smetterla di pensare in maniera tradizionale e artigianale. Dovete evolvervi, dovete cercare di aprire la vostra mente. Open your mind. Sì. Come? Non mi interrompa, perché io sto portando avanti un filo logico e lei come... Cioè, vabbè, comunque, come? Mi ha fatto perdere il senso del discorso. Va bene, comunque... Open your mind. Open your mind, dicevo. Praticamente è importante che l'estetista oggi possa avere una visione della sua attività cercando di inquadrare al meglio quello che è il proprio business, no? Cioè, quindi non è più passaparola, non è più soltanto alta professionalità, non è più soltanto saper fare quello che si è appreso durante gli anni di praticantato, di tirocinio, di stage, di scuola. Oggi deve aprire la mente cercando di anche adoperarsi ad attività che siano molto molto più importanti, molto più particolari, quali quelle di
essere un manager e essere un imprenditore della propria attività, quindi gestirla a mo' di azienda. Quindi, in buona sostanza, possiamo dire che non solo deve adoperare praticamente, cioè fare la ceretta perfetta o le mani perfette, ma dovrebbe praticamente sedersi sulla propria scrivania e inquadrare un po' la sua operatività, vedendo dove il suo business si direziona di più, dove fa più business, dove c'è più margine nel proprio fatturato, giusto? Sì, allora questo discorso è abbastanza complesso e chiaramente oggi qui noi stiamo facendo un'intervista, mi sta facendo un'intervista e stiamo cercando di racchiudere quelle che sono le caratteristiche, diciamo, più importanti e principali di questa attività. L'estetista oggi deve diventare imprenditrice come? Cercando di analizzare quelle che sono le proprie attività, i propri servizi, quelle che sono le proprie predisposizioni, cioè nel senso che un centro estetico, un estetista deve sapere cosa vuole realizzare o cosa deve sviluppare nel proprio istituto, no? Quindi il motivo per il quale deve necessariamente formarsi e crescere sotto questo ambito. Anche la parte amministrativa, organizzativa, logistica, deve attenzionarla, perché deve far funzionare la sua attività come un'azienda, questo è importante, quindi il motivo per il quale deve affidarsi chiaramente a persone, perché mi rendo conto che loro hanno una preparazione scolasticamente legata a quelle che sono le manualità, quindi l'artigianalità, però deve insieme a quella abbinare anche delle attività che possono essere con... mi hanno arrivato un messaggio di una nostra follower, mi ha distratto un attimino. E vabbè, poi la salutiamo. Non permetterai mai più di distrarre la Stefania. Quindi dicevo che deve affidarsi chiaramente a persone o a professionisti che possano darle quelle informazioni al fine di gestire la propria attività come un'azienda, come una ditta. Quindi quando lei parlava di corsi di formazione, i corsi di formazione sono tipo dei corsi manageriali, sono dei corsi di gestione, sì, sono dei corsi di marketing, non più il classico, o meglio, non solo il classico corso di onicotecnica o di podologia o di massaggio, cioè oltre a quello che è giusto apportare anche degli aggiornamenti, perché dobbiamo anche dire che in questi corsi di manualità oggi non si parla più solo di come tipo, si lavora e si adopera, ma anche di come si dovrebbe investire per questa operatività stessa. Quindi mi dice che la prima cosa, oltre a essere convinti, diciamo, di se stessi, è perseguire un percorso manageriale, sì, in modo tale da Più business. Bisogna analizzare la propria attività, bisogna sedersi, come giustamente diceva lei, alla propria scrivania e poter analizzare quelle che sono tutte le attività che vengono svolte nel proprio istituto e analizzarle in maniera molto dettagliata, molto precisa, al fine di poter capire, individuare quali sono le attività predominanti, le attività prevalenti e indirizzare la propria attività, azione di sviluppo verso quelle attività. Quindi bisogna formare il proprio personale, bisogna far svolgere al proprio personale anche dei corsi di marketing, dei corsi manageriali, quindi anche saper proporre un proprio servizio, indirizzare tutta l'attività di digital marketing, quindi tutta l'attività di visibilità. Quindi insomma c'è tanto tanto lavoro. Mi rendo conto che l'estetista non è preparata e pronta. Ti sei stancato a tenere il microfono? No, le sto aggiustando sempre Facebook. No, pensavo che... Sì, però lo so tenere molto bene. Lo sa tenere molto bene? Assolutamente. Che pace? Come mai? Perché lei fa le interviste? Per questo. Ora finisco con lei, io ho un altro cavaliere. Certo, le domande che sta facendo sono molto... Vabbè, però questa è una cosa che ne parliamo dopo. Sì. Quindi... Sì. Lei le bastano 2.450 euro? No, non è un problema di prezzo, sa che io non mi riduco a quello, però se dà qualcosa in più è meglio. 3.000, va bene? Va bene. A me lo continuo. Va bene. Comunque, adesso abbandoniamo un po' la nostra così... Devo abbandonare? Questa scenetta, questa sì, diciamo... Okay. Quindi concludiamo. Concludiamo. Care estetiste, oggi... Non ti avvicinate troppo, sennò il naso... No, non si vede. Gli occhiali riescono, diciamo, ad abbattere il costo fortuito del naso. Dicevo, care estetiste, oggi avete ben capito che fare semplicemente l'estetista o fare molto bene le mani, i piedi, ceretta, un massaggio, quello che sia, non basti più, perché siete come tutte. Per essere diversi dovreste praticamente attivarvi con l'aspetto imprenditoriale,
aspetto imprenditoriale, porta comunque a uno studio, diciamo, ben curato, come ci dice giustamente il nostro cavaliere qui alla mia destra. E... Il cavaliere è morto, così. Faccia l'anima sua. Oh, no, io l'ho visto col cavallo fuori. No, non c'è niente. Vabbè, con questo qui, praticamente. Con questo qui proprio, da cavaliere con questo qui. Cioè, dammi un... aggettivo, diciamo che sia. Con questo egregio, egregio, signore, ok? E quindi nel dirvi che non basta più quello che facevamo fino ad oggi, ma bensì dobbiamo evolverci per essere diversi, portare più business, dobbiamo vendere di più, dobbiamo, diciamo, fare tanta consulenza e soprattutto capire quanto mi entra e quanto mi esce, inteso come, diciamo, fatturato nel... Detto così va bene, certo, sì, no, no, noi non vogliamo alludere ad altro, attenzione, quindi comunque abbiamo disegnato questa scenetta tra, diciamo, presentatore e imprenditore, si puoi lasciare il microfono, perché il messaggio che volevamo portarvi oggi era quello di evolvere la figura dell'estetista, su cui noi chiaramente crediamo molto e su cui noi stiamo anche lavorando come azienda, certo. Bisogna anche dirlo, certo. Tutti questi serie di corsi marketing, corsi manageriali, ma soprattutto la consulenza che noi stiamo cercando di portare nei nostri istituti, quindi mi rivolgo ovviamente ai clienti e a centri estetici che ci stanno seguendo e che ci seguono continuamente, perché vogliamo far evolvere la figura dell'estetista che possa diventare sempre più imprenditrice, necessariamente. L'estetista 2.0 è una figura imprenditrice, una figura che debba gestire la propria attività come un'azienda, come una ditta, quindi attenta a tutte le dinamiche, non deve prendere appuntamento, stare in cabina, allestire, aggiustare, organizzare, non può fare tutto quanto. Aggiungo che abbiamo proprio delle testimonianze, delle esperienze, delle recensioni di chi già ha voltato in questo modo e ha mutato la propria attività in azienda a tutti gli effetti e sta portando davvero un grande business. Sotto il nostro aiuto, supporto, guida, sotto il supporto e aiuto guida di qualcun altro, non ci interessa, noi ci siamo. L'importante è farsi seguire da persone veramente qualificate, professionali, esatto, in modo tale che non tirino solo ed esclusivamente il proprio interesse o l'acqua al proprio mulino, ma bensì equilibrano quello che è il business, perché noi siamo sempre del parere che più business vi diamo e più business riceviamo. Giusto? Assolutamente sì, e come diceva giustamente Feliciano, un aspetto che io voglio sottolineare anche in maniera un po' più seria, è che non vi fate abbindolare da situazioni dove vi promettono chismari e monti. Dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo cercare di darvi migliori suggerimenti in rapporto anche a investimenti che siano chiaramente abbastanza commisurati, proporzionati. Quindi non vi fate, diciamo, non vi fate false allusioni, non credete a coloro i quali che vi ribaltano l'attività dalla mattina alla sera, ma sicuramente va intrapreso un percorso completamente diverso da prima. Seguimi e il tuo fatturato crescerà nell'arco di 3 mesi del 30%. Per 10 volte. Per 10 volte. Per 100 volte. Per 1000 volte. Non, i tuoi clienti disdettano gli appuntamenti? Non ti preoccupare, ti darò io la soluzione. Sì, dammi il numero cellulare dei clienti che li chiamo io, vengono a casa mia. Quindi queste false, diciamo, aspettative, con tutto il rispetto di questa gente che cerca di vendere un pochettino molto fumo e poco arrosto, io vi suggerisco di individuare in generale, quindi chiaramente noi siamo un po' super partner, però di individuare persone che realmente, concretamente vi seguono, ma con, diciamo, dei compensi che siano, devo dire, commisurati, proporzionati all'attività che fanno, quindi non spendete. Hai detto bene, deve essere tutto proporzionato. Io ti do, però nel frattempo devo ricevere, e così vale, diciamo, per tutti. Va bene, va bene. Devo dire che siamo stati, come sempre, lunghi, ci facciamo trasportare e portare da... così argomenti che... Ma questo è molto, molto... Sì, molto, sì, questo è un bel argomento molto. Salutiamo ancora persone che si scollegano ancora adesso, Enzo, c'è cioè, Giuseppe Gervasio, che non conosciamo, che non sappiamo chi è, però sì, lo salutiamo comunque per rispetto al nostro follower, poi c'è Vito, ci sono diversi, Vito, Manuela, insomma ci sono diverse persone, grazie del vostro seguito.
ci fa molto piacere. Dobbiamo concludere questa puntata, sì, di DQ, puntata arrivata alla 14ª, se non ricordo male. Seguiteci ogni settimana, avremo un argomento diverso. Se vi fa piacere potete riguardare le nostre puntate, perché sono tutte registrate sui nostri canali, sulle nostre pagine social, e vedrete sempre, volendo, quando vi va, di riguardare anche la sera, la mattina, quando vi svegliate, volete, no, forse la mattina quando si svegliano, meglio di no, non si sa mai cosa può succedere, quindi beh, non c'è questi due pausa due... caffè, dai, pausa caffè, così la sigaretta poi vi può essere. Va bene, allora, da Michele, da Feliciano, vi salutiamo dalla nostra ormai consueta rubrica che si chiama Q. Buon weekend, ciao.